La riflessione omiletica che mi accingo ad offrirvi prende l'ispirazione sicuramente dal titolo offerto da voi alla Vergine Maria, la Madonna del Popolo, perché questo pensiero, Maria in mezzo al suo popolo, Maria donna del popolo, si collega molto bene a quanto la liturgia della tredicesima domenica del tempo ordinario, cioè la liturgia di ieri, ci ha fatto intravedere dalla stessa persona di Gesù. Gesù che predicava, annunciava e guariva in mezzo al popolo, quasi non accorgendosi di ciò che accadeva, se non una forza misteriosa che usciva dalla sua persona e il popolo intorno a lui che quasi lo mangiava e lo stringeva da ogni parte, così come i discepoli, gli apostoli, quasi rimproverano Gesù: vedi che il popolo, che la gente ti stringe da ogni parte e tu vuoi sapere chi ti ha toccato? Ebbene, il popolo, la gente, chi sono questi fratelli, queste sorelle? Sono fratelli e sorelle che hanno bisogno di incontrare Gesù, a cui bisogna portare Cristo, così come la pagina del Vangelo ci ha fatto rivivere questo portare Cristo di Maria ad Elisabetta. Portare Cristo che è lo sposo, è l'amico dello sposo, il Battista, nel grembo di Maria, di Elisabetta, sussulta di gioia, danza di gioia. L'Evangelista si rifà al rito nuziale, quando lo sposo arrivava a casa della sposa, l'amico dello sposo, gli amici dello sposo danzavano esultanti, perché finalmente lo sposo prendeva possesso della sua famiglia. Portare Gesù, portare Cristo. Maria è la prima evangelizzatrice, colei che per prima ha portato Cristo, non solo per questo episodio, ma per l'episodio della nascita, per l'episodio di averlo raccolto nel suo grembo quando fu deposto dalla croce. È urgente portare Cristo. Lo dobbiamo fare come Chiesa, come comunità cristiana. Più volte abbiamo sentito parlare di nuova evangelizzazione, certamente non nuova nei contenuti, perché il Vangelo è vero ieri, oggi e sempre, ma certamente una rinnovata capacità di ridire il Vangelo ad ogni creatura, ad ogni fratello, ad ogni sorella. E in questo certamente i protagonisti siamo noi, i vescovi, i presbiteri, a cui è affidato il Vangelo, con i diaconi, con i ministri della Chiesa, con le catechiste, i catechisti e quant'altri collaborano in questo servizio e in questo ministero. Ma se non recuperiamo, carissimi fratelli, carissime sorelle, la capacità di essere popolo che evangelizza, così come Papa Francesco ci chiede nell'Evangelii Gaudium, se non recuperiamo questa capacità di Chiesa che evangelizza, diventa molto difficile, diventa faticoso, diventa un lavoro monco, diventa un lavoro che qualche volta e più di qualche volta va incontro a tante perplessità e a tante delusioni. E allora permettetemi di dare tre pensieri proprio per chiarire ancora meglio come questa evangelizzazione, o perlomeno per me, alla luce di questa parola che abbiamo ascoltato, come questa evangelizzazione deve procedere, deve camminare. Il primo pensiero dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: amatevi gli uni gli altri
con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non pigri nel fare il bene, ferventi nello spirito, servite il Signore. La prima ricetta per una buona evangelizzazione è la comunione. Se prescindiamo dalla comunione, se prescindiamo dal volerci bene, se prescindiamo da questa comunità parrocchiale, di associazione, di movimento diocesano, del volersi bene, dell'essere un cuor solo e un'anima sola, non evangelizzeremo nessuno, perché se una casa è divisa in se stessa, quella casa cade. È chiara la parola del Vangelo. Ma questa unità certamente è importante tra vescovo e presbiteri, tra presbiteri e laici, deve essere sempre più sostenuta da una coraggiosa comunione di coinvolgimento, soprattutto di coinvolgimento di un laicato che non deve rimanere spettatore muto di una evangelizzazione. Con gli strumenti che la Chiesa oggi ci mette a disposizione, i famigerati, scusate se uso questo termine, consigli pastorali, parrocchiali, consigli pastorali, diocesani e quant'altro. Confessiamocelo, fratelli carissimi, noi presbiteri forse ci crediamo poco a questa verità, a questo coinvolgimento. Tentiamo qualche volta di farlo, ma ci scoraggiamo quando non sentiamo quell'afflato che ci sosterrebbe e ci darebbe coraggio per andare avanti. E voi laici molto probabilmente non vi sentite talmente coinvolti e forse spiritualmente impreparati, tanto da essere pronti a dire la vostra parola, una parola di coinvolgimento nell'azione evangelizzatrice della Chiesa. Molte volte ci si nasconde dietro il non so fare, dietro il mi vergogno, dietro il non sono all'altezza di, ma io sono all'altezza di fare il vescovo, il mio fratello Giovanni è all'altezza di fare il vescovo, i presbiteri sono all'altezza di fare i presbiteri. No, fratelli, solo grazia di Dio, solo potenza dall'alto, solo misericordia che ci viene donata costantemente, giorno per giorno, attimo per attimo, silenzio per silenzio, adorazione per adorazione. E allora, se ci mettiamo in questa capacità di essere realmente Chiesa che cammina nel tempo, e Chiesa che attraversa le strade, Chiesa che attraversa le botteghe, Chiesa che attraversa le università, le scuole e le situazioni più disparate della vita, allora sicuramente non saremo pigri nel fare il bene, saremo ferventi nello spirito, lieti nella speranza. E forse sì, perché le tribolazioni non mancheranno, costanti nelle tribolazioni, ma soprattutto perseveranti nella preghiera. Se il Signore ci dà questa grazia di comprendere quanto è importante questo primo passaggio, forse ci darà la grazia anche di capire quanto è importante il secondo passaggio. E qual è? Il profeta Soconia. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico, re di Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai più nessuna sventura, non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. E il Signore ci sostiene, che Lui ci precede, che Lui è avanti a noi, dietro di noi, a fianco della nostra opera evangelizzatrice. Ma cosa chiede da noi, oltre che il coinvolgimento della comunione? Chiede il coinvolgimento della passione, un
una passione che deve scaturire dalle fibre di tutto il nostro corpo, di tutto il nostro sangue, una passione per il Vangelo, una passione per la Chiesa, una passione per il mondo che ha bisogno di incontrare il Signore, una passione per i peccatori, per i lontani, per coloro che non conoscono Dio, per coloro che lo rinnegano, per coloro che in qualche modo non sanno distinguere la destra dalla sinistra. E sono tanti, fratelli, ve lo assicuro, e lo sapete meglio di me, e forse molto più in profondità. Ma ci vuole una passione che sicuramente nasce dal giorno, e lo dico per noi presbiteri, in cui siamo stati ordinati sacerdoti. Siamo qui a celebrare anche gli anniversari sacerdotali. Nasce da quel momento, forse prima di quel momento, quando abbiamo sperimentato la gioia della passione del servire il Signore da bambini, da ragazzi o da giovani, o forse la prima volta da adulti, ma forse una passione che non si alimenta, una passione che non cresce, una passione che non diventa sempre più di ieri, sempre più di ieri e oggi meno di domani. Lo dicono gli innamorati, questa frase. Ma se non veniamo presi da questo sacro fuoco, che è il fuoco di un amore che ci sconvolge fin dalla profondità del cuore, un amore che significa realmente dare tutto e dare senza riserve, non passa l'evangelizzazione. E se per noi sacerdoti è il giorno dell'ordinazione, per voi carissimi fratelli e carissime sorelle oserei dire è il giorno del battesimo, confermato dall'unzione crismale della cresima, e per chi ha celebrato il sacramento del matrimonio da una celebrazione piena d'amore, perché come famiglia, piccola chiesa, immagine perfetta dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo per la Chiesa, voi famiglie potete essere gli evangelizzatori entusiasti, per osmosi, sì, per osmosi, perché solo così passa il Vangelo, per osmosi mano nella mano di tante altre famiglie che devono realmente incontrare e conoscere il Signore. Ed infine, la terza parola dalla pagina del Vangelo, soprattutto dal bellissimo inno del Magnificat che recitiamo tutte le sere al Vespro, la comprensione chiara, vera e la conformazione della nostra vita a queste parole che la Scrittura mette sulla bocca di Maria. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, di generazione in generazione la sua misericordia, e poi ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Dio la sua scelta di campo l'ha già fatta. Dio ha scelto gli ultimi, Dio ha scelto i poveri, Dio non ha scelto i superbi, Dio non ha scelto i potenti, Dio non ha scelto i ricchi, Dio non ha scelto i sazi. Se come Chiesa non rimettiamo al centro queste persone, questi fratelli, perché siano realmente la perla preziosa della Chiesa, non evangelizzeremo. Una Chiesa povera, allora, una Chiesa non arroccata molte volte nella superbia, non una Chiesa potente, bensì una Chiesa umile che sa lavare i piedi ai peccatori, una Chiesa che sia realmente di comprendere che gli affamati vanno ricolmati di beni, che gli ultimi vanno ricolmati d'amore, e dobbiamo realmente
vivere e mostrare la misericordia che viene da Dio. Ma Gesù non è venuto forse a raccontarci la misericordia del Padre? E siccome l'ho detto ieri nella omelia, a conclusione proprio del commento al Vangelo, gli ultimi in questo momento, cari fratelli, si chiamano immigrati, che stanno ancora una volta morendo in uno specchio di mare che è il Mediterraneo. Non si può speculare politicamente su queste realtà umane. Nessuno può farlo, né l'Italia né l'Europa. Ma tutti devono avere il coraggio di assumersi la responsabilità dell'accoglienza, e di un'accoglienza fatta per amore e solo per amore, e di un'accoglienza per umanità e solo per umanità. Perché se vogliamo rinnovare il mondo nell'amore, prima di tutto dobbiamo umanizzarlo. Che la vera donna umana, talmente umana, che si chiama Maria e che ha mescolato la sua vita con tutta la vita di Gesù e tutto il ministero di Gesù, ci insegni questa umanità e interceda per noi, perché sappiamo camminare fedeli alla luce della parola per vivere integralmente il Vangelo. Amen.